Ciao a tutti, oggi vi faccio vedere il capanno della Buteo Photo Gear che ho preso da Scula. Come potete vedere è riposto in un comodissimo zainetto, quindi molto facile da trasportare. Ed è velocissimo da aprire, in 10 secondi questo capanno sarà in piedi. È camouflage ed il materiale è molto resistente ed impermeabile. L'impermeabilità ovviamente non vale per la parte delle cuciture con le zip. Ecco qui, in pochissimi secondi il capanno è aperto, presenta delle finestre su tutti i lati e ad esempio in giornate come quella odierna dove c'è un pochino di vento è necessario utilizzare il kit di fissaggio al suolo che è presente nella custodia. Adesso ve lo faccio vedere, è in un sacchettino e all'interno di questo sacchettino troviamo i picchetti e la corda. Su questo lato troviamo la porta, molto ampia. Con una doppia cerniera abbiamo anche la zanzariera, quindi d'estate quando farà molto caldo possiamo utilizzare solo la zanzariera. Ci sono anche sui lati delle comode finestrelle dalle quali noi possiamo sbirciare fuori e tutte sono dotate di zanzariera. Da questa parte abbiamo un'apertura molto grande e in basso abbiamo una zip dalla quale possiamo far passare il piede del nostro cavalletto. Ecco qui. Poi all'interno abbiamo anche delle comode tasche che possiamo utilizzare, la vedete là in fondo, ad esempio per mettere il nostro cellulare o ad esempio le batterie della macchina fotografica. L'interno è molto spazioso, le finestre si chiudono con il velcro e su questo lato abbiamo due aperture molto grandi. Eccole qua, una e due, e anche qui le finestrelle. Anche queste aperture possiamo utilizzarle solamente con la parte della zanzariera, quindi con una zip velocemente noi possiamo aprire, e anche in maniera molto più silenziosa, possiamo aprire la nostra finestrella e far passare da questo buco o il nostro lungo o l'obiettivo della macchina fotografica. Sull'altro lato c'è un'apertura simile. Ora viene il bello, perché molti di voi mi hanno chiesto, ok, questi capanni sono molto veloci da aprire, ma in genere chiuderli è un incubo. Quando si sa invece la corretta procedura, tutto questo diventa molto veloce, come in questo caso, e vi farò vedere come fare. Quindi con questo semplice movimento si ripiega il capanno. E poi, qui il trucco, dovete posizionare un piede in centro, nella parte inferiore, e fare questa rotazione. Ruotate e anche qua in 10 secondi il nostro capanno è chiuso. Detto questo, mi sento assolutamente di consigliarvi questo capanno perché è molto facile da trasportare, facile da aprire e da riporre, inoltre impermeabile e camouflage. Spero di esservi stata utile con questo video. E a presto!